Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio dottor Corto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ben ritrovato Jacopo, ovviamente saluto i nostri telespettatori, medico di base, anche tra l'altro ex sindaco di Montesilvano, ma quest'oggi non parliamo cordoma di politica, parliamo di sanità, di quello che hanno fatto i medici di base e i medici di famiglia fino ad oggi. Vogliamo precisare tra l'altro che lei è responsabile di questo studio medico, che è un nucleo di cure primarie della città di Montesilvano. In pratica in questo studio dalle 8 alle 20 di ogni giorno c'è un medico a disposizione e voi servite nella città di Montesilvano ben 12.000 cittadini. Così. Esattamente, da circa 4 anni abbiamo risposto alla chiamata della ASL, siamo 8 medici, abbiamo costituito il nucleo di cure primarie di cui io sono referente, serviamo come diceva bene 12.000 pazienti e assicuriamo la presenza di un medico e di una segretaria per le evenienze, specialmente le più urgenti, dalle 8 alle 20 di ogni giorno escluso sabato e domenica, e una infermiera o infermiere 6 ore al giorno, sempre da lunedì al venerdì. Cosa avete fatto in questi 2 mesi? Perché il vostro lavoro è cambiato, si parla tanto di ricette telematiche, però è vero, i pazienti non sono venuti come di norma nel vostro studio, come accadeva fino a fine febbraio, però per le urgenze avete in qualche modo cercato di andare incontro proprio ai vostri pazienti. Sì, noi abbiamo svolto un ruolo duplice, quello consueto, istituzionale direi, di rapporto fiduciario giornaliero con i pazienti, che dovevamo in qualche modo mantenere virtualmente o fisicamente, ci veniva richiesto, e l'altro ruolo era l'interfaccia tra i sintomatici o pausi sintomatici Covid e la struttura di riferimento che per noi era l'ospedale di Pescara. Quindi abbiamo lavorato su questi 2 fronti. Eravamo già pronti con le ricette dematerializzate, cioè le ricette virtuali, ma che già stampavamo, però non eravamo ancora tutti pronti al cosiddetto NRE, che è quel numeretto magico che individua ogni ricetta, ogni prescrizione, attraverso il quale si può andare a spedire la ricetta virtuale presso ogni farmacia. La difficoltà l'hanno avuto soprattutto le persone anziane, che magari hanno poca, non sanno usare WhatsApp, non hanno il computer, non hanno le mail, e quindi là ci siamo dovuti attrezzare in maniera diversa. Prima di dare la linea al collega Jacopo Forcella, perché ovviamente ci saranno delle domande per lei, dottor Cordoma, voglio chiederle questo. In questi 2 mesi, che sono stati 2 mesi particolari di gran lavoro e soprattutto di lavoro diverso dall'ordinario, è andato tutto bene, è filato tutto bene con la ASL? Avete sentito la vicinanza dell'azienda sanitaria locale o ci sono state delle problematiche, dei problemi in questo senso? La vicinanza dell'ASL non è stata, come dire, pressante. Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto nel mese di marzo, quando le condizioni di lavoro erano difficili perché ci trovavamo di fronte a un'emergenza nuova. Non avevamo referenti diretti a cui rivolgere le nostre istanze che venivano dal territorio, e abbiamo avuto difficoltà anche per quanto riguarda far fare i tamponi a chi dovevamo far fare, a chi aveva bisogno. Piano piano poi le cose si sono in qualche modo stabilizzate. Il vostro ruolo è stato anche quello di dire chi doveva essere, di consigliare chi doveva essere sottoposto a tampone in particolare. Captare quali fossero i sintomi importanti, anche quando erano sintomi leggeri e lievi, cercare di intuire quali fossero questi sintomi, se ci fossero, e spedire il paziente urgentemente laddove si potesse risolvere il problema in ospedale, chiaramente. Jacopo. Sì, Paolo, proprio su questo argomento io volevo dal dottor Cordoba, insomma, che ci esplicasse qualche considerazione in più. Un medico di base, nel momento in cui un paziente arriva magari con sintomi molto molto lievi, immagino che nel corso del tempo abbiate sviluppato una sorta di sesto senso per quelli che potevano essere i sintomi del Covid-19 e ovviamente
consigliare il tampone, indirizzare il paziente verso, verso l'espletamento del, del tampone. Ecco, all'inizio è stato più semplice che alla fine, oppure insomma era una procedura che avete imparato, che avete, avete dovuto imparare in molta molta fretta? Beh, partiamo da un dato di fatto oggettivo, che il tutto è iniziato in febbraio, i primi di febbraio, da noi si incominciava a parlare, però consideriamo che a metà febbraio di solito da noi c'è ancora un leggero picco di influenza, per cui i sintomi erano facilmente confondibili con quelli che erano i sintomi della normale influenza stagionale, quindi le difficoltà poi sono state soprattutto queste, però man mano che siamo andati avanti a marzo e quindi il picco della malattia influenzale stagionale non era più quello e quindi non c'era più questo picco, i sintomi che erano riferibili a patologie influenzali abbiamo capito che erano invece quelle del Covid, tant'è che poi anche le linee guida di individuazione dei sintomi sono cambiate anche nel tempo, perché mentre prima ci volevano i tre parametri per poter poi fare il tampone, negli ultimi 20 giorni i parametri sono ridotti a uno, quindi il tampone si fa oggi molto più spesso, molto più frequentemente rispetto a marzo, quando la campionatura dei tamponi era molto più complicata, tant'è che qualche falla nel sistema c'è stata. Io ho avuto casi di Covid in famiglia e non è stato fatto il tampone a tutta la famiglia, ecco, questa è una cosa strana, tra virgolette strana, ecco. Ecco, se potesse non consigliare, ma se ci potesse dire ad una persona che avverte un leggerissimo malessere, qual è un indicatore che può far suonare subito l'allarme, ancor prima di rivolgersi per esempio ad un medico di base? Ma intanto se si rivolge a un medico di base non sbaglia, ma e poi tra l'altro l'interfaccia iniziale è essenziale per poi ricorrere al tampone, perché oggi finalmente hanno dato al medico di base la possibilità di ricorrere attraverso un numero dedicato della ASRA alla richiesta di tampone sul territorio. Ma oggi è la febbre, perché una febbre a maggio 37,8, 37,5, 38 è abbastanza tipica, per cui già questo, un paziente anziano soprattutto, già questo è un sintomo che può far pensare a un Covid. Io tra l'altro in questi giorni ho diversi casi che ho prenotato per i tamponi molto molto sospetti. Certo. Un'altra considerazione, dottore, qual è stata la protezione, il grado di protezione di voi medici? Allora, il grado di protezione è stato del tutto personale. Ah, ok. Perché, diciamo, è lasciato alla libera interpretazione dunque. Si sono dovuti purtroppo adeguare alle proprie conoscenze in campo di epidemiologia e in campo di igiene. Non abbiamo avuto nessuna linea guida, noi tra l'altro siamo in attesa, ma veramente ansiosa, di avere delle linee guida per riaprire gli ambulatori, perché se oggi io faccio entrare attraverso una prenotazione e in tutta precauzione la persona che ha un'urgenza, abbiamo bisogno anche di rivedere pazienti che sono fuori dall'uscio, che chiedono di poter essere visitati per una colica, per una qualsiasi patologia non gravissima, non da pronto soccorso, ma che non possiamo visitare perché non abbiamo una linea guida su cui e su come, sulla base della quale poter operare. E quindi, per rispondere a lei, ogni medico si è adoperato, nel senso, chi ha preso le mascherine, chi ha preso le mascherine di plastica che chiudevano completamente il viso. Io per esempio faccio anche il dentista, mi sono preso delle tute, quelle là che hanno in ospedale, tute a perdere, e opero con quelle. Quindi diciamo che siamo stati, non dico abbandonati, ma siamo stati lasciati al nostro arbitrio. Dottore, l'ultima da parte mia, immagino che al di là della professione di medico, soprattutto in queste situazioni, si fa anche un po' ruolo da psicologo, mi passi il termine, con persone che ovviamente sono anche un po' smarrite, non sanno trovare le risposte e si affidano ovviamente a professionisti del settore per averne quante più possibili. Ecco, quali sono state le domande, le preoccupazioni maggiori che ha riscontrato più di frequente nelle persone che l'hanno contattata? Beh,
Intanto devo dire che se dapprima c'è stata una certa leggerezza nell'approcciare, nell'approccio da parte del paziente ai sintomi e alla patologia, oggi la patologia viene vista con molta serietà, viene affrontato il sintomo dal paziente con serietà e quindi c'è paura, perché poi molti hanno avuto amici contagiati, molti purtroppo hanno avuto delle perdite, qualcuno in casa, qualcuno tra gli amici, tra i conoscenti. Beh, oggi si rivolgono a noi anche per una piccola tosse, per una linea di febbre, sono costantemente preoccupati della quarantena. Ecco, forse io vedo i due eccessi: chi vuole la libertà assoluta e vuole già fare tutto quello che si faceva prima e non ha capito che finché non c'è il vaccino, una cura giusta per questa patologia, non possiamo tornare come eravamo, e chi dall'altra parte, l'estremo opposto, si preoccupa anche a volte anche per sintomi che sono veramente insignificanti. Dottor Corno, allora, prima di salutarci, un altro paio di domande. La prima, alla luce di quello che è accaduto, di questa emergenza, come va rivalutata e come andrà rivalutata in futuro la figura del medico di base, del medico di famiglia? Certo, questa esperienza ci ha cambiato, la società, che non tornerà sicuramente come prima, ha cambiato il nostro stile di vita e ha cambiato ovviamente anche quello che era il rapporto tra medico e paziente, diciamo anche il rapporto fisico. Io avevo la sala d'attesa il lunedì con 30 persone, non credo che da qui ai prossimi 6 mesi avrò più questo flusso di persone. È ovvio che dovremo trovare un punto di incontro tra quello che è la sicurezza e le misure che prevedono il mantenimento della sicurezza nelle sale d'attesa e negli ambulatori, e il rapporto fiduciario che il paziente non vuole perdere, perché come dicevate prima, non mi ricordo se in studio o qui, il medico di base non è soltanto il medico, è un confessore, è una persona che raccoglie le ansie, che raccoglie le paure, che raccoglie un po' tutto quello che il paziente ha, non è soltanto chi cura, è anche chi ascolta, e quindi il paziente ha bisogno di questo rapporto anche fisico, personale, di persona, e quindi dovremo trovare assolutamente un modo per ristabilire questo contatto laddove è necessario. Per chiudere, davvero volgiamo lo sguardo al futuro, ai prossimi giorni, alle prossime settimane. È iniziata la fase 2, i prossimi 15 giorni saranno molto importanti, credo, per capire se questa apertura che c'è stata non ha prodotto quei danni che nessuno ovviamente vuole augurarsi. Se dovessero continuare a calare i casi, potremmo dire che insomma la luce in fondo al tunnel può iniziare davvero a vedersi. Sì, fermo restando che ovviamente fino a quando non ci sarà un vaccino il virus continuerà a circolare. Teniamo presente una cosa fondamentale, che il virus non è morto perché siamo stati a casa, il virus non è scomparso perché siamo stati ognuno nelle nostre case, tra i nostri cari, il virus è presente, il virus non abbiamo impedito il contagio, tutto qui. E ho paura che se non manteniamo, speriamo di essere bravi, le misure di cautela e di precauzione affinché il contagio non riprenda, cioè il distanziamento sociale che è fondamentale, fondamentale, le mascherine e i guanti e l'igiene, il virus può ripartire anche se fa caldo, quindi i prossimi 15 giorni saranno la cartina di tornasole di quello che sarà il nostro futuro, perché se gestiremo bene questi 15 giorni potremo dire siamo pronti per affrontare un nuovo tipo di vita in attesa che arrivi il vaccino.